Hai visto? Oh. Ti è piaciuto? Vabbè. Sai, siamo lontani, meglio in televisione, devo dire. Che non si vede in tubo, non si vede. Ma Francesco ha molta voglia di combattere, è grintoso, è stato molto molto brillante, non trovi? Sì, è brillante, infatti ieri si è visto. È una bella mia bolle botta. Ci sono delle speranze di vedere un timoniere italiano in coppa? Sull'una rossa intendo, ovviamente. Ma sì, siamo lì a farli lavorare i due timonieri per prepararli, poi vedremo cosa succede. Sarai sin dall'inizio della Louis Vuitton a San Francisco? Sì, sono lì sempre come al solito. Ma una curiosità, tuo figlio che fa parte dello short team ti fa dei report, lo ascolti No, per... no, ognuno si va in un modo distinto, lui fa parte dello short team e quindi è un del gruppo dello short team, basta, finis. Andrai a bordo domani? No, 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 no. Non ti piace l'idea? Troppo veloci qua? No, mi piace vedere da di fuori come al solito. Poi sono anche, ci si bagna, insomma, umido, insomma, comincio a sentire l'età, no, no, interessante. Cosa hai visto che ti è piaciuto di più in queste regate? No, ma che Napoli poi tutto sommato, tutti dicono sempre non c'è mai vento, insomma, non trovo un posto giusto per le regate dei catamarani. Senti, toccando ferro è tutto l'impossibile. Ci prometti che se un giorno una rossa vince la Coppa si torna sui monoscafi? Tutti mi chiedono questo. Bisogna cercare di fare la barca che porta più team a fare le regate. E questi qui, certamente i catamarani 72 piedi sono lo strumento più complicato e più impensabile che si poteva immaginare. Quindi veramente trovo che, boh, vedremo un po' cosa sceglieremo se un giorno riusciamo a cambiare un po' la sede. Vediamo. Hai visto Francesco in questi giorni? Come Ho visto stamattina, siamo stati un'oretta insieme a fare due chiacchiere. l'hai trovato? Li fa bene l'assenza della Coppa America? Ma bisognerebbe chiederlo a lui, era poi andato sul gommone di New Zealand, quindi se, no, penso che sta bene, mi sembra. Sì. Grazie, grazie mille.